Questo era il mio cambio con la roulotte, vedi? Ah, bello, Dio santo, bello Bau, eh. Ah, con la roulotte che esce esterna così, cioè, ah, proprio voi fate altro che camionisti, qui voi fate proprio la vita bella bella, fate qui quando... No, bella bella, sai quanto ci vuole prepararla per portarla via? Sono due giorni di lavoro qui, eh. Però, anche però di dormirci dentro, stai comodo, a viverci dentro poi dopo, eh. Vedi com'è. Perché poi voi lavorate un po' la sera, cioè dalle 5 in poi, non è che lavorate tutto il giorno, quindi per il resto del giorno dovete stare abbastanza comodi, dovete stare. Beh, insomma, le comodità, noi lavoriamo tanto, eh. Noi la mattina alle 7 siamo già qua, perché c'è da lavorare. Poi dipende dalle fiere, perché ci sono delle fiere magari che alle 10, alle 11 smetti, ma c'è delle fiere che anche alle 2 di notte sei lì. Ho capito. Alle 7, alle 2 fai tutte le orari. Poi vai a dormire, la mattina rialzati, ti prepara tutto, ripulisci tutto, rimetti in sistemazione, fai i controlli, perché devi anche controllare. Quando girano tanto le giostre devi controllare, ingrassare. E c'è dei bel lavoro. È un bel lavorino, via. Questa è la tua macchina, 480? È un bel 164. Ma voi c'avete tutte le macchine belline così, chi fa questo mestiere qua ce l'hanno tutte le macchine belline per... Ci siamo online! No, ma si vede che è una macchina che cammina abbastanza poco, non è che fa tanti chilometri questa qua. No, ma che farà 2000 km l'anno, se li fa. Ecco, questa è il carro della giostra. Ah, quando, sì? Quando è finito di smontare, vedi? Sì. C'è un bel lavoro, ma lo fai tutto da te o ci avete gli operai? Io e le mie figlie. Te e le tue figlie smontate tutto quanto? Interessante. Guarda, vedi come funziona? Guarda. Questo è così, vedi? Questo è il carro dove ci carico le macchine dentro io. Sì. Poi dopo vengono levate le ruote, viene abbassato, comincia a aprire la piattaforma. Dimmi un po', ora facciamo una domanda da $1,000,000. Quanto costa una pista con le macchine complete dell'autoscontro se uno vuole iniziare? Lascia perdere. Stiamo parlando di milioni, stiamo parlando. Bravo. Ah, quindi questa è una cosa che ti è stata ereditata, diciamo. Bravo, così. Ecco, per quello. Ereditata. Bravo. Andiamo. Piacere, mi chiamo Pietro. Piacere, Ronny. Come? Ronny. Ronny, andiamo, vediamo le macchine. Vai. Quindi te fai il giostraio. Giostraio, sì. No, non è il tuo lavoro il camionista vero e proprio? No, camionista no. Faccio però... anche quello, porto i miei mezzi, sì. Andiamo a vedere i tuoi mezzi. Andiamo a vedere i mezzi. Guarda, uno è qua. Questo qua è un rimorchio. Questo qua è un rimorchio? Sì, quando si chiude diventa un rimorchio. Diventa. Davvero? Tutto questo affare qua diventa un rimorchio? Diventa rimorchio, sì. Non ci credo. Trasporto eccezionale di 17 metri. Davvero? Cioè, scusa, io dico sempre davvero, cioè non ci credo a queste cose. E dove sono le ruote? Come funziona? Sono là. Abbiamo ora queste qua, poi quando viene installato le ruote vengono levate e le mettiamo qua. Vedi? Sono qua coperte. Ora ti faccio vedere. Questo, una volta che la giostra è finita di smontare, queste vanno messe sotto il carro della giostra. Qui c'è un discorso da fare, ma ci sono più proprietari qui dentro, immagino. Sì, io sono proprietario dell'autoscontro, poi c'è il proprietario della giostra catene, proprietario di questo, proprietario di quelli, tutti, ognuno ha il suo gioco. Mi fai vedere un po' quelle scagne là? Sì. Vediamo un po' le scagne, vediamo. Ma immagino che non dormite dentro le cabine. No. C'abbiamo le case. Quando poi andiamo in tournée con il nostro lavoro, abbiamo delle roulotte attrezzate, ma grandi. Ma questo qua è un lavoro del giostraio a 360 gradi, tutto l'anno? Sì. C'abbiamo poi magari... Non è una cosa part time che uno fa? No, non hai il tempo di farla part time questa. Questa ti devi dedicare 24 ore al giorno. Però devo dire che già le ruote qua di questa macchina qua, fa la sua figura, eh? Vedi? Siamo curati, ci piace, sì. Ci hai messo anche il nero per il trucco e parrucco, eh? Trucco e parrucco, tutto a posto qua. Tutto questo. Vediamo questo scagno che cos'è? Questo in 4,20, cos'è? Aspetta, vediamo. Tanto c'è scritto davanti. Questo è il proprietario del calcio in culo. Vedi, allora sta tutto strutturando. Queste sono le tue macchine? No, io l'ho portate a casa. Questa è di questa giostra qua del calcio in culo e questo qui invece di questo ragazzo qua che ha le residenze. E le guidi te, le guidi? No, questi no, questi le guidano loro. Ah, le guidi. I miei ce li ho a casa, le guido io. Come funziona esattamente questo lavoro qui del giostraio barra camionista? Come funziona esattamente? No, noi non siamo camionisti, noi abbiamo la patente E per portare i nostri mezzi
ma diciamo che il nostro lavoro principale è lo spettacolo viaggiante. Quindi no, non ci vuole il C2C per portare queste cose qua? Perché sono di vostra proprietà? Sì. I giorni, quindi. Ma fate solo la Toscana o andate anche fuori? Toscana, Liguria, no. Presidiamo la nostra regione. Toscana è appena appena un po' di Liguria, ma diciamo Lerici, Spezia, poi torniamo indietro. Da quanti anni hai te? 44. 44 anni. Da quanti anni fai il giostraio così? Da quando sono nato. Da quando sei nato fai il giostraio? Ah, questo è un lavoro che si tramanda, è un familiare, diciamo, un lavoro che si tramanda di padre e figlio. Sì, io sono la sesta generazione. Quella ragazza che ho visto dentro è tua mia figlia. Oh, settima generazione. Quindi li stai imparando anche lei il lavoro del giostraio? Sì, diciamo sì. A part time, qua siamo della Toscana, io sono a Montecatini. Io. Ah, sei di Montecatini? Sì, sì. Ah, ma però non sei zingaro, cioè non mi sembri zingaro, come si sta facendo? No, non siamo zingari noi. Cioè, se no, dico. Allora, c'è questa cosa che la gente pensa che noi nelle giostre siamo zingari, ma noi non siamo zingari, noi facciamo parte dello spettacolo, dell'arte, della cultura, come il circo, come il Luna Park, come la gente che fa quel lavoro lì che non è mai a casa. Sì. Che sì. Sono sempre in giro settimana per settimana, sì, è esatto. Il nostro lavoro, come il mercato. E diciamo che è nata questa cosa che il giostraio deve essere zingaro, ma non è zingaro. Siamo persone che, come ti posso spiegare, siamo nati e cresciuti in Italia, genitori italiani, nonni italiani, bisnonni italiani. Sei italiano, cioè, ma non è che devi giustificare. Però, cioè. No, per dire, mio nonno era siciliano. Sì. Di faccia scuro, okay. Perché era siciliano. Ora magari meno mi vedi, però magari vedi mia zia che è un po' scura, magari dici questa è una zingara, no? Cioè è anche diciamo la... Ma secondo me zingaro uno ci diventa, non ci nasce, a parte secondo me. No. Se uno vive dentro la zingaria diventa, se uno vive con l'italiano. No, questo è sbagliato. Perché uno deve avere, secondo me deve avere i comportamenti da zingaro per essere considerato zingaro. Ma no, vedi, no? Comportamento, alla fine è quello che fai che ti definisce. Ci sono delle etnie, l'etnia sinta. Sì, sì, sì. È una cosa. Che loro proprio vivono dentro le roulotte. Ma anche noi viviamo dentro le roulotte, eh. Ah, anche noi viviamo dentro le roulotte. Quando noi andiamo in giro con le nostre attrazioni, ci portiamo dietro le nostre roulotte, la nostra casa. Non state nei hotel, per così dire. Non abitate nelle cabine dei camion. No, nelle cabine. Noi ci dormiamo nelle cabine, nel senso, camionisti, io sono camionista. Lo so, lo so che la vita del camionista è dura, è tosta, lo so. È particolare, no. Diciamo. Noi ci è capitato di dormire dentro le cabine ogni tanto quando smontiamo le attrazioni che abbiamo via le roulotte, ma fondamentalmente, cioè alla fine noi viviamo in casa. Barra roulotte quando andiamo a lavorare. In giro, eh. Quando andiamo a lavorare in tournée con le nostre attrazioni. E come fanno gli attori. Ah sì, è vero. Quando è vero. Gli attori vanno a girare un film, hanno il cast dietro con le roulotte. E noi ci portiamo dietro le nostre roulotte. Cosa implica possedere? Quanto costano affari così di macchine, di autoscontro, manutenzione, queste robe qua? Manutenzione. Oggi con i prezzi che abbiamo oggi delle manutenzioni sono arrivati alla follia. Pezzi di ricambio, manutenzioni. Ma chi se ne occupa esattamente di ogni titolare si occupa della manutenzione della sua attrazione. Ma questi qui sono robe comprate in Italia, sono macchine comprate in Italia, certo. O all'estero? No, cioè, no, c'è no, una ditta no. Che li produce in Italia. Ma in Italia siamo l'elite della costruzione delle giostre. Davvero? Sì. Reggio Emilia, Bergantino. In Italia c'è anche il museo del Luna Park, dello spettacolo viaggiante, delle giostre, ah, sì, le giostre storiche, le giostre vecchie. A Genova? Bergantino. Ah, Bergantino. Bergantino, ricordamelo. A Verona, non so. E Ferrara, le parole. Ah, Ferrara, ah, ho capito. E Spilamberto, Reggio Emilia, sono diciamo l'Emilia Romagna. Sono i costruttrici numeri uno nel mondo, non in Italia, nel per mondo. Le giostre? All'estero vengono a comprarle in Italia. Ho capito. Pensa che un costruttore italiano ora, 20 giorni fa, ha mandato via un autoscontro che è andato a lavorare in Messico. Ah sì, eh? Quindi c'è un bel affare di lavoro, diciamo così. L'Italia, ma l'Italia è, diciamo che è il numero uno per tante cose. E tua moglie come vede questo lavoro qui che gli stai insegnando a tua figlia a questo lavoro qua? Mia moglie è una delle giostre, anche lei. Ah sì? Sì. Spettacolo viaggiante anche lei. È il nostro lavoro. Mio trisnonno ha cominciato con il circo, poi dopo
ha comprato le giostre, poi l'ha passata a mio bisnonno e via 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 via. Ma non via. C'è una concorrenza qui a fare questo lavoro qui, non c'è una concorrenza? Sì, c'è. Ora te calcola che non so se sei venuto a settembre qua. Certo. Sei di qua te? Sì, cioè, sono di Luca, c'ho due figli io, quindi. Io quando sono a settembre c'ho l'autosconto dalla parte di là. Hai visto qua com'è grande? Sì, Dio santo, sì. Hai visto quanta concorrenza c'è? Sì. Quella è tutta concorrenza. Ah, sì, eh? Sì, è. Ma dico, non è concorrenza estera, è sempre concorrenza italiana. No, sì, no. Italia, Italia, estero, estero. Ah, sì, eh? Sì, perché in Italia ci sono delle leggi che, come all'estero, una licenza italiana ti permette di lavorare su tutto il territorio italiano. Sì. Una licenza estera, come sia in Francia, come sia in Germania, ti permette di lavorare sia in Francia o che in Germania dove ma tu sei. Ma la corrente qui la pagate voi la corrente o ve la regala al comune? No, no, ce la regala niente il comune. Qui noi ci facciamo i nostri contratti all'Enel. Sì. L'Enel viene a allacciarci in base al consumo che facciamo. Paghiamo quello che abbiamo dato, cioè quello che abbiamo consumato paghiamo. Ah, e qui pagate l'affitto comune? Il comune che sì, si paga al suolo pubblico. Solo pubblico? Solo pubblico. In base ai metri che tu hai ti fanno il conto e paghi il suolo pubblico, certo. Perché per esempio questa è una cosa qua, quella lì è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, bravo. Lì sono persone da tutta Italia che vengono, che magari non pagano, magari perché li chiamano. No, pagano anche loro. Sì? Sì. Non ti regala niente nessuno. Sì, dico, però sono persone che già spendono tanti soldi per venire qua. Ma già anche noi, Tanti soldi, nel senso per venire uno da Napoli, uno da Venezia, uno da qui. Sì, capito? Vabbè, ma fanno a tappe. Non è che partono per dire da Napoli e da Venezia. È un, diciamo, è un complesso anche loro. È un corteo, loro. Tipo, un corteo. Sì, bravo, fanno tappe, girano la Toscana. Ah, ho capito, capito. Te poi a un certo punto andrai in pensione, diciamo così. Speriamo di arrivarci. Di questo. Hai sempre fatto giustare tutta la vita, quindi a un certo punto vai in pensione e continua la tua figlia con i suoi fratelli magari a fare questo lavoro qua. Vedremo. Sei mai fatto male qualcuno dentro le tue macchine così? Ma è raro. Ma ci sono delle regole ben precise riguardo ai bambini, di certe altezze, di quello. Sì, o dai i biglietti a tutti quanti? No. Ogni giostra ha il suo regolamento. Ok. Il mio regolamento della mia giostra va in base all'altezza. Se non arriva al pedale, al volante, bisogna che il genitore lo accompagna con la cintura di sicurezza, capito? Perché tutte le macchine sono munite di cintura di sicurezza apposta per i bambini. Ma tu ci sei dentro queste cose qui delle giostre? Perché a volte si sentono queste cose qua che vola via una giostra, che qualcuno... montagne russe così pericolose. Ma senti, non ti è mai successo un episodio particolare? Per esempio noi, io che faccio il camionista, di certi episodi dei miei colleghi me li ricordo che sono successi, gente ubriaca, gente, capito? Le cose che sai quando succedono incidenti? Gli incidenti succedono la maggior parte delle volte quando la gente non sa il regolamento. Tante volte uno si alza dalla macchina che vuol fare il ganzo, si vuole mettere la sedia di fianco, no? Arriva una macchina di fianco, gli dà una botta, casca, batte la testa, batte la spalla o si fa male a un polso. Perché se te ti comporti bene, dove vai non ti succede mai niente. È logico, può esserci una percentuale piccolissima che si può guastare una giosta, ma come in, dico, in 30 anni di servizio, che hai più o meno 30 anni da quando sei stato qui, non ti ricordi un episodio particolare che è magari ancora dentro la tua testa di qualcuno che conoscevi, qualcuno che si è fatto male in modo particolare dentro la giostra? Non ci sono episodi di questo tipo qua che ti... No. Sì, te lo dico, può capitare che magari uno si spinge anche sul calcio in culo, due seggiolini si vanno a toccare, magari si fa male a un ginocchio, uno stinco. Magari questi qui non sono neanche giusti così pericolosi, magari non sono nemmeno così tanto, non siedono nemmeno così tanto spesso, magari quando lo fanno vedere in TV sembra che succede più spesso queste cose qui magari. Ma guarda, io ti dico la verità, io tutti gli incidenti che si stanno vedendo ora, che hanno fatto vedere anche nei telegiornali, sono tutte giostre che sono successe, cioè tutti i casi che sono successi all'estero. Sì. Magari giostre costruite da ditte che non si sa neanche chi sono e si rompano. Quindi non sono episodi che succedono così tanto spesso in modo che le persone che si rompe una giostra, proprio che si rompa una giostra e succede un morto o un ferito? No. Può succedere che si fa male qualcuno perché io a volte vedo questi marchingegni grossi, dei martelli grossi che girano, che uno ha paura, capito, che fa delle segmentari che magari poi non esistono, capito? No.
No, così da noi queste cose non sono successe, ti spiego, ti ripeto, si può succedere che uno si fa male se non stai al regolamento, capito? Sì. Se non stai al regolamento della trazione, ma come qualsiasi cosa, se te vai in autostrada a 200 all'ora, la macchina di... E lì... Te le cerchi le cose. Capito? Anche un camionista, quando te vai in strada e ti casca qualcosa, ti tiri su... Ti trovi una macchina, la pigli in pieno. Purtroppo devi stare attento a quello che stai facendo. Alle regole, giusto, è giusto. Io capisco che la gente viene qui a Luna Park perché si vuole divertire, ma devi stare anche attento, devi stare a certi regolamenti che ogni giostra ha. Grazie mille del tuo tempo, eh. Grazie, grazie, grazie a te.